Corsi di storia dell'arte di Liletta Fornasari, storico dell'arte. Ripartono il 4 di ottobre e in presenza ma anche online, quindi diciamo che il Covid ha portato grandi innovazioni, Liletta. Grandissime, grandissime, è stata una sfida anche per me, oltre che per tutti. Per noi nativi, Sì, anche un po', io parlo per me, immigrati. Anche un po' age, quindi è stato rimettersi siamo in gioco. Age. Non dire me, siamo age, quindi noi immigrati abbiamo usato questa tecnologia forzatamente, ma perché c'era la necessità. Però è stato importante per non soltanto da un punto di vista puramente lavorativo, ma non vorrei sembrare retorica, ma anche da un punto di vista morale. Guarda che qui abbiamo un'immagine meravigliosa dietro. Continuare a fare i corsi per molti ha voluto dire anche continuare a condividere una passione, quindi molto importante per riempire giornate che altrimenti causa tutto quello che abbiamo vissuto, che un pochino ancora continuiamo a vivere, ci auguriamo per poco. Comunque pochi giorni fa è successa una cosa particolare, molto, che solo Liletta Fornasari, che è un fiume in piena, un vulcano, poteva fare, quindi è stata una presentazione molto particolare all'anfiteatro di Arezzo, il Cinema Eden. Sì, io volevo inaugurare i corsi quest'anno con una manifestazione che non fosse una conferenza e che, sebbene legata a Dante, alla grandezza di Dante, avesse anche una, come dire, un'accezione un po' leggera, non superficiale, ma così semplice, piacevole, e che contenuto. Però fosse anche proprio la sintesi di tante discipline artistiche. Per cui grazie a Rebecca Alfani, che ha curato la danza, i ballerini, quindi Milena Panaro e Elia Bruni, e poi soprattutto anche la mezza soprano Elisabetta Ricci, e soprattutto anche il nostro ormai apprezzatissimo Giuseppe Fanfani, e la lascio per ultima, ma non perché ultima, ma perché importantissima, anche Cordelia Palla. È stata una presentazione diversa, potremmo dire multidisciplinare, perché l'arte, si dice le arti, e di solito gli artisti di un tempo avevano la capacità di scrittore, di pittore, quindi hai messo tutte insieme queste arti. Sì, no? Ovviamente anche ispirandosi a sculture, soprattutto ottocentesche, a un disegno di Rodin, quindi la danza, le anime, perché tutto era legato al quinto canto della Divina, dell'Inferno, della Divina Commedia, però in un modo particolare, un po' su un sagrato. Com'è che hai scelto l'Inferno? No, voglio dire. Ma io ho scelto il quinto canto perché è un canto struggente, è un canto di un amore compresso, di un amore sacrificato dalle convenzioni, per cui nell'Ottocento soprattutto è stata fonte di ispirazione per quadri, sculture, di una bellezza non solo romantica, ma proprio direi essenziale, straordinaria. Ecco, no, perché voglio dire, non a caso avvengono le scelte ed è stata mirata a questo. Basta pensare, insomma, a una scultura bellissima di Alessandro Puttinati o a Canova. Insomma, questo senso anche dell'abisso, no? Di due anime che insieme abbracciate si buttano nell'infinito. Vabbè, per rimanere poi nell'infinito come sono rimaste, è quello. Allora, abbiamo detto che partono i corsi il 4 di ottobre in modalità online, ma in modalità anche in presenza. Il 6. In presenza il 6 alle ore 19. Sì, e ecco, online quindi alle 14.30. Comunque poi c'è il sito, quindi si trova tutto. Si va sul www.lilettafornasari.it. Bene. E lì, insomma, ci sono tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Abbiamo sempre i corsi con primo livello, secondo livello? Sì, quello che abbiamo appena nominato è proprio il primo, quindi si va dal tardo antico, dal secondo secolo d.C., più o meno all'età di Giotto, quindi entro la prima metà del XIV secolo del 300. Però ci sono anche gli altri corsi, quindi se uno clicca, voglia, sono aperti a tutti, non c'è bisogno di diplomi particolari, soltanto la passione deve essere per capire meglio anche il nostro motore, e quindi si tratta di un'ora alla settimana. Un'ora alla settimana, hai detto? Sì, certo. Ecco. E li porterai anche i tuoi studenti, allievi in giro per l'Italia, permettendo, presumo. La situazione permettendo, certo. Perché avete questa peculiarità. No, anche perché, insomma, tu me lo insegni, insomma, l'arte va vissuta, insomma, o che si tratti di arte figurativa o teatrale, o la musica, insomma. Il vivo, come si suol dire, cioè il teatro ha la sua, ogni luogo ha la sua, ha il suo appeal, perché ti proietta, no? Noi siamo esseri umani, andiamo in un luogo e siamo proiettati per quello.
E voglio dire... Poi le opere d'arte devono comunicare e comunicano sentimenti. Ma poi comunicano anche il comunicano contesto, emozioni, no? E bisogna viverle de visu. Assolutamente. Allora, quindi diamo appuntamento da Fallo Tu, perché ormai ti ho visto sul palcoscenico con il microfono e mi ruberà il lavoro senz'altro. No, impossibile. È un gioco. No, io quindi... lì ho fatto soltanto da conduttrice improvvisata, non è possibile diventare professionisti e ogni cosa c'è. Vabbè, ci sono le proprie quindi regole. Invita il pubblico a Retino e non, perché io invito a fare i corsi tutti coloro che hanno passione per l'arte, perché non sono corsi impegnativi da un punto di vista di verifiche, di prove, di studio, tra virgolette. In realtà però non sono così leggeri, anche se impostati sulla piacevolezza del bello. Certo. E quindi invito tutti, se coloro che sono interessati, ma mi possono anche telefonare, tanto numero e mail sono lilettafornasari.it, hai detto? Sì, abbiamo cominciato nel 95, quindi è una realtà che forse insieme, qualcosa di buono tutti insieme abbiamo fatto, grazie anche a voi. Grazie a te. Allora, ricordo, i corsi inizieranno il 4 di ottobre online, il 6 di ottobre in presenza alle ore 19, però per tutte le informazioni lilettafornasari.it e lì potrete avere tutte le spiegazioni che volete. Io ringrazio. Sono io che ringrazio. Storico dell'arte Liletta Fornasari.